perché lei ha detto ieri sulla radio ufficiale, io ho visto un comunicato di tutti quanti i giornalisti di Radio Kiss Kiss che secondo me non hanno capito nulla, perché la mia, diciamo, querelle di ieri con Radio Kiss Kiss era per i due editori, per i signori Niespolo. Perché? Perché ho detto, ma come? Io ci metto tanto, spendo i soldi, centinaia di migliaia di euro per farmi fare le indagini dalla Nielsen, certifichiamo 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale, 15 milioni soltanto negli Stati Uniti e Canada, e io devo avere la violenza di non mandare in onda nazionalmente il ritiro, le interviste. Ma perché? Cioè, se tu mi vieni a chiedere di fare un'intervista a Osimhen, Osimhen è un giocatore che viaggia sulla bocca del mondo, un giocatore che è stato preso con 80 milioni di euro, allora, ma perché io lo devo dire soltanto alla Campania? E non lo devo dire al tifoso del Napoli che vive a Milano, che vive a Bologna, che vive altrove? E allora dico, signori, ve l'ho detto con le buone, sempre, non lo avete voluto capire, sono 3 anni che ho batto su questo chiodo, e allora adesso io vi dico, mi avete stancato, perché voi non potete essere da Napoli, non potete, che vuol dire radio ufficiale del Napoli? Che vuol dire? Voi dovete fare radio ufficiale di una squadra di Serie B che sta in Campania, quello dovete fare, ma non del Napoli, perché Napoli merita ben altro. Poi se loro si decidessero finalmente a dire ci scusiamo con tutti i tifosi napoletani che non stanno in Campania, apriamo una finestra sull'Italia, sulla nazionale, perché poi sono anche una radio importante nazionalmente parlando, e loro però non si sono mai messi a disposizione, cioè fanno i furbi. Allora io, perché nella mia vita ho sempre amato le persone oneste e detestato i furbi, io dico, signori, la nostra strada si interrompe qui, è finita, non c'è più ragione di essere insieme. Io ci metto 3 secondi a fare una radio web che internazionalmente venga seguita in tutto il mondo. Va bene? Io ho fatto questa precisazione perché poi i giornali e i siti hanno riportato che tutti i giornalisti si erano lamentati, io non ce l'avevo con i giornalisti io li rispetto, anzi sono sempre stati molto carini, molto bravi e capaci nel fare, ci siamo inventati anche dai vari ritiri precedenti una serie di incursioni molto innovative, no? Se vogliamo, però anche questa creatività, questa innovazione, se rimane ferma e bloccata sul territorio, che cosa succede? Che determina che il Napoli è una provinciale. Allora io, poiché ho lasciato Los Angeles per venire a Napoli, io non ho lasciato Los Angeles per stare a cavallo di una provinciale. È chiaro il ragionamento? Questo bisogna che ve lo mettiate in testa tutti, tutti. Allora io difatti prego anche il mio capo della comunicazione, almeno al 30% di tutte le conferenze stampa che noi faremo, io voglio un seguito in diretta internazionale di collegamenti con Londra, con Parigi, con Madrid, con Barcellona, con New York. Quindi sceglieremo anche degli orari che ci permettano di convivere con quelli che sono i diversi fusi orari. Sport Italia.